Ci troviamo all'ex pista aeroportuale di Borgo Mezzanone, luogo dove Intersos opera quotidianamente dal 2018. È da questi luoghi, che sono tanti, in Italia che deve partire il grido, che deve arrivare a tutti i sistemi sanitari regionali. Le vaccinazioni devono essere a tutela di tutte le persone presenti sul territorio nazionale senza esclusione. Foggia è un esempio di buona prassi in termini di campagna vaccinale su persone in marginalità sociale. Già dal luogo in cui ci troviamo, la componente di persone che si è rivolta per la vaccinazione è importante ed in crescita. Questo è stato fatto con attenzione rispetto agli ostacoli amministrativi, ma anche rispetto alla mediazione linguistico-culturale che è stata sostenuta finora da Intersos nel centro vaccinale di Foggia. In questo momento il team Intersos si trova al lab vaccinale della Fiera di Foggia, che è il lab vicino alla questura dove le persone possono venire a vaccinarsi, e in questo momento ci troviamo qua con il nostro team medico e sociosanitario, quindi con l'operatrice sociosanitaria e i mediatori linguistici culturali, proprio per facilitare la vaccinazione delle persone straniere che vivono all'interno degli insediamenti informali della provincia di Foggia, quindi in tutta l'area della capitanata. C'è stato un effetto cascata rispetto alle persone che vivono all'interno degli insediamenti informali e il loro interesse alla prenotazione dei vaccini. Infatti, se nei primi giorni in cui si erano state poi chiarificate quali erano le modalità di prenotazione, avevamo più o meno 20 persone, 30 persone che venivano da noi per chiedere informazioni e richiedere la prenotazione, abbiamo visto come soprattutto negli ultimi giorni arriviamo all'incirca ad avere 100 persone, se non di più in alcuni momenti, che vengono a chiedere il supporto proprio per prenotare e fare il vaccino. Quindi crediamo e immaginiamo che l'effetto cascata, l'effetto passaparola stia dando effettivamente i suoi frutti, perché i numeri si stanno effettivamente alzando, e tant'è che in queste prime settimane poi di Open Day siamo già arrivati comunque a dei numeri vicini alle 500 persone che hanno già ottenuto almeno la prima dose di vaccino. La pandemia ci insegna, ci dimostra, e saremo colpevoli se non lo vediamo, che siamo forti come l'anello più debole della catena di cui facciamo parte, e quindi abbiamo il dovere di non lasciare nessuno indietro.